Che succede? Presentatore, che succede? Scusate per le morte che c'è stata, sia a casa, sia pubblica e privata, ma è stata una cosa all'improvviso. Non sapevamo proprio niente che si moriva. Cioè, è morto? È morto, praticamente. Lo spettacolo deve andare avanti. Deve avanti per forza. Lo spettacolo deve andare avanti, senza indietro, sempre avanti. Quindi non ci dobbiamo perdere. No, né un bicchiere di acqua si beve, ma non ci perdiamo. Sei forte te. Non sono forte, mi dispiace il morto in che. Fai l'imitazione di Celentano. Questo è fuori programma, ma c'è, abbiamo un medico, sì. Avevamo per fortuna il medico in casa. Dottore, il medico in famiglia. Dottor Banfi, che è successo? C'è la faccia che non mi... Purtroppo è deceduto. Porca miseria. È per uno scompenso cardiaco dovuto a un'emozione forte, stress ed ansia. Stress ed ansia, quando insieme, stress ed ansia. Sì, ma avete cercato di... Non avete fatto la respirazione bocca a bocca? Non ha voluto farlo. Non ha voluto, ok. E adesso speranze? Ormai è morto, no? Ormai è morto. Niente. Beh, che facciamo? Beh, lo spettacolo deve andare avanti. Avanti. Lo dica lei. Let's go. Yeah. Let's go. Allegria, let's go. Lui è il primo, quando abbiamo formato questa orchestra, il primo è stato Ivano Girolamo, ha una bellissima voce, sa suonare contemporaneamente, canta e suona. Come fai? Contemporaneamente riesci a fare l'uno e l'altro. Io lo conosco da quando era bambino, purtroppo ha avuto una vita non facilissima. C'è da fare una tragedia, è stata la tua vita, eh? È vero? Purtroppo i genitori molto severi, no? C'è suo padre che fa il farmacista, ha detto, lui quando aveva 4 anni ha detto io voglio fare il cantante, ma 4 anni no, tu fai il farmacista, pom, schiaffi, prendeva schiaffi, dice tu fai il farmacista perché io sono farmacista, la mamma è farmacista, tua sorella è farmacista, il fidanzato di tua sorella è farmacista, la signora che viene a fare le pulizie a casa nostra è farmacista, quella dell'edicola di fronte è farmacista, anche tu devi fare il farmacista. Tu no, io voglio fare il cantante, io voglio andare a fare i plagers, voglio fare il cantante. Schiaffi, si toglieva la cintura, frustate sulla schiena, poi saliva sulla terrazza e gli buttava l'olio bollente sulla schiena. E lui, che vuoi fare? Allora il padre, lui dice adesso telefono al telefono azzurro. Ha telefonato al telefono azzurro, pronto, telefono azzurro. No, qua è la farmacia. Ha sbagliato numero. Il padre la acchiappa dalla giacca a doppio petto, lo costringeva a vestirsi, giacca a doppio petto, cravatta e camicia. Lo prende e lo chiude nella stanza delle torture, che a casa sua c'è la stanza delle torture. Suo padre ha fatto la stanza delle torture. Appena si entra c'è il corridoio, la camera da letto, la cucina, il bagno e la stanza delle torture. L'ha preso, poverino, l'ha messo là, l'ha chiuso al buio, no? Stava là, poverino, piccolino, l'ha chiuso al buio. C'era pure un asinello là dentro, c'era il buio e l'asinello. E poi c'erano topi. Tanti topi, centinaia di migliaia di topi, tutti là. E lui, poverino, piccolino, giocava con i topi. C'era un topo che stava sempre nascosto, quello top secret. Poi c'era un topo elegante, top model, lui stava là. Poi alla fine è uscito, ha detto, no, io esco. Sopra ha sfondato la porta con la spalla, ancora ti fa male, vero? Da 4 anni a qua, ancora gli fa male, è rimasto il segno, spondava la volta e è scappato di casa e è andato di fronte a Reggio Calabria, giusto perché tu ti sei di Messina, è andato a Reggio Calabria a nuoto, pensate, no? È andato a Reggio Calabria a cercare lavoro, all'inizio ha fatto il venditore di ostriche, l'ostetrico, poi ha fatto l'aiuto bagnino, che stava affogando, poi a un certo punto vede una scritta Circo Moira Orfei,
ti viene la lacrimuccia se c'è. E allora Moira Orfei lo ha preso assieme ad altri 9 bambini e gli lavava i capelli a Moira Orfei. Erano 10 bambini che gli lavavano questi capelli a Moira Orfei, che c'è queste cose. E poi lui ha detto: no, senta signora Moira, ma io voglio fare il musicista, ma qua abbiamo i leoni, i tigri, cose che vuoi fare? Ma vorrei suonare o cantare. No, se vuoi ti possiamo mettere nella gabbia dei leoni. E l'hanno messo nella gabbia dei leoni. Ti dava pochissimo, ti dava 10 lire. È entrato nella gabbia dei leoni, faceva un numero pazzesco, bellissimo. C'era il leone che apriva la bocca, no? E lui metteva la sua testa dentro la bocca del leone. Poi non finisce qua, apriva la bocca lui e il leone metteva la sua testa dentro la bocca. Oggi è una giornata felice per Eugenio, per il suo compleanno. Che è? Che è? Che succede? Che succede? No, Nino, sto male. Nino, sto male. Che sì? La pancia, la pancia! Avanti! Ma che è sta cosa? Sta succedendo? Avanti, no, è che. Non stai bene. No, no, fammi cantare, fammi cantare. Canta, dai, canta, fammi cantare. Canta, che ti passa. Se no dopo. Nicola Vicidomene, canta, che ti passa, dai. Mi piacciono le vecchie, che cosa posso fare? Mi piacciono, mi piacciono. Mi piacciono le vecchie, son poco arrepecchiate, ma mi piacciono, mi piacciono. Odorano di cipria, in faccia c'hanno bianca, in cuollo c'hanno volpe. Ma cattano la barca, mi pagano gli affitti come se fosse niente, niente. Michele. Mi piacciono le vecchie, camminano un po' male, ma mi piacciono, mi piacciono. Mi piacciono le vecchie, si stanno per morire, ma mi piacciono, mi piacciono. Contesse tanto dolci. Di notte non ci penso, di giorno sto più fresco, mi invento commozioni. E vendo questo amore come se fosse niente, niente. Pulisco il culo al cane come se fosse niente, niente. Senti, poi qualche altra? Dunque, vediamo un non po'. Non mi piace, non mi piace. Lui ho detto il tipo. Già, non mi piace lo stesso. Vabbò, comunque. Quanti anni avevi quando hai scritto la prima? 16 anni avevo quando ho scritto. A 16 anni? 16 anni. E già scrivevo canzoni? A 16 anni. Camminavi? A 16 anni. Cioè, parlavi? Per forza. Come gli altri, come dici? E come si intitolava? Non mai ricordo veramente, cioè sono proprio quelle cose dei tempi. Non te la ricordi? No, non mi come dico il primo bacio, quando l'hai dato? Chi si ricorda? No? Hai dato? Hai dato il primo bacio? Sì. A chi? A un'amica mia, un'amichetta di scuola. Si chiamava Silvana. Ah, una donna, era una donna. Sì. Ciro, se vi ricordate, Ciro
è il figlio di Sandra Milo. Ciro, Ciro, chi per colpa di chi stanotte voglio stare acceso, dire sempre di sì, per colpa di chi, co, buru buru buru, qua qua, chi, co, buru buru buru, qua qua.